Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cristi85, sono appena arrivata da fare la spesa, è una cosa surreale, però devo essere sincera, qui a Domodossola le persone si stanno comportando veramente bene e dunque sono orgogliosa di essere di Domodossola perché anche nei supermercati le persone rispettano le distanze, adesso si vede che è entrato proprio nella testa delle persone e niente, dunque sono orgogliosa di essere di Domodossola, sono sicura che piano piano le cose si risolveranno. E con calma, ci vuole calma, come tutte le cose, quando succede qualcosa c'è un momento che si scende giù e poi piano piano si ritorna su. Però siamo allo svuota la spesa. Allora, dovevo prendere giusto due cosine, ma poi sempre due cosine, non sono, avevo ancora uno di quelli da 70 euro, allora ho fatto che utilizzarlo, ho cercato di prendere cose da mettere nel congelatore, così almeno. E dunque andiamo subito con le cose del congelatore. Allora, ho preso le pepite, queste qua di salmone che sapete che ci piacciono un sacco sia a me che al Mati. Poi le coccole, queste qua, queste sono spinaci, fagiolini e broccoli. Il salmone per il Mati, ne ho presi due. Poi ho preso un trancio di salmone per me che me lo mangio domani, che lui è col papà. E poi gli spinaci, questi qua della Orogen, così almeno per un po'. E poi ho preso il coniglio, che lo faccio stasera. Stasera voglio fare il coniglio al forno con le patate. Poi adesso, aspettate, metto via queste cose e vi dico, vi racconto. Allora, il Matteo ha visto una ricetta di ravioli russi, sono, o russi o polacchi, adesso poi guarderò bene, che sono con le patate e il formaggio. E allora voglio provare a farle. Così vi metto anche la ricetta. E infatti ho preso sia del formaggio, così tipo uno strano per intenderci, che non sia troppo forte, ma neanche senza sapore, che abbia un gustino, della ricotta e le patate ce le ho già in casa. E sicuramente vi faccio la ricetta, così le facciamo io e il Matti, li prepariamo insieme, perché questi giorni stando a casa cerchiamo un po' di fare le cosine insieme, insomma, almeno di passare il tempo. Hanno iniziato, gli hanno dato i compiti, veramente eravamo io e il Matti che non avevamo trovato dove erano. Adesso siamo riusciti a capire dov'è, adesso recupererà quelli che è indietro piano piano e si metterà alla pari, così almeno fa anche qualcosa. Poi dei limoni, sapete che noi sul pesce mettiamo tantissimo, io ne uso tantissimo limone. Gli gnocchi, oggi faccio degli gnocchi semplicissimi al pomodoro. Poi gli ho preso un altro yogurt per il mate alla vaniglia, quelli senza lattosio. C'erano le fragole, queste qua sono italiane, sì, infatti, 3,20 euro la scatolina, 2 kg sono. Poi mi sono presa le cialde, che le ho proprio finite, ce n'è ancora una, e allora ho fatto che prendere tutti e tre i tipi. Io prendo queste qua della Cellini, ci troviamo benissimo, piacciono anche il mate, lui di solito lo beve alla mattina o tante volte dopo pranzo, e ci troviamo bene. E ci sono tre gusti, allora c'è intensità 7, intensità 9 e intensità 11, e sono veramente buoni. 3,09 euro mi sembra, 3,09 euro. Poi ho preso da provare perché la Stefi di Genova mi ha detto che è buonissima, allora mi sembra che sia questa, la polpa, questa qua, polpa fine di pomodoro, quella della Carrefour. Lei ha detto che si trova bene e volevo provare perché la differenza di prezzo si vede dalla Muti, vediamo se mi trovo bene. Sapete che sto provando tutti i prodottini della Carrefour, anche i gnocchi, ho preso questi qua della Carrefour. Perché tra l'altro il nostro Carrefour adesso, questa storia che hanno chiuso tutti i negozi, per esempio tu certe cose non le puoi comprare, se vuoi gli asciugamani non li puoi comprare, piante, tutto quello che non è alimentare non si può comprare, è tutto sbarrato. E niente, vabbè, questo non c'entra niente con la spesa. Vabbè, ho preso i gnocchi, poi ho preso di nuovo i funghetti, sapete che questi qua secchi ci troviamo benissimo e sono veramente buoni, ragazzi, veramente, veramente buoni, cioè sono proprio porcini e costano 4,20 euro. Poi i biscotti, i gran cereali, 1,20 euro, due pacchetti ce ne dentro, 4,20
quando il gran cereali costa 1 euro e passa solo lui. E sono identici questi qua, biscotto cereale classico, fonte, è identico ai gran cereali, ma proprio identico, li tiri fuori, sono uguali. Poi ho preso 1 litro di latte, adesso sto prendendo quello senza lattosio per il Mati, perché vediamo per questa formula. Sta andando via, però noi continuiamo sempre su questa strada. Due spazzolini, questi qua della Goom, che ci troviamo benissimo, lo sto utilizzando anche io, poi farò scegliere a Mati il colore che preferisce. E sono veramente buoni questi spazzolini, spazzolano proprio bene i denti, anche chi magari ha impianti, roba così, ve li consiglio, provate e poi mi dite, perché lo spazzolano proprio bene. Consiglio, chi ha degli impianti, questo spazzolino è perfetto. Poi, croccantini, perché? Adesso ve li faccio vedere. Io non lo so perché non li vogliono mangiare questi qua. Io ho preso questi qua, sono questi qua. Sono quelli urinari, caro, sono quelli per aiutarli a urinare. Ho detto sì, dai, glieli prendo, ricco di pollo e frumento. Oh, non riesco a farglieli mangiare. Adesso ho provato a prendere questi. Questi sono gli altri, sono quelli normali che so che questi li mangiano. Oh, che problema questi gatti che fanno così, anche loro come i bambini, fanno i capricci. E in più, per ultimo, ho preso il multiuso. Sapete che io questo mi piace tantissimo, è quello della. Ha un buon profumino, mi piace proprio un sacco. Allora l'ho ripreso perché l'avevo proprio finito. E basta, e questa è la spesa che ho fatto. Allora ho speso 77 euro e 30 centesimi. Di sconti vari così, ho avuto 6,20 euro in tutto. E adesso come punti, perché mi hanno aggiunto i 1.500 punti, sono a 4.100 punti. Dunque ho 20 euro. Io adesso la prima volta che voglio, quando vado a fare la spesa, posso togliere 20 euro. Però io li tengo, adesso in questo momento non mi serve. Di solito lo faccio magari quando vedo che sono un po' magari tirata, arrivare alla fine del mese, allora mi sfrutto questi 5 euro. Se no cerco sempre, tanto è appena iniziata, questa è la nuova, perché ogni anno alla fine di gennaio tolgono i punti e infatti vedete che me ne hanno dato un altro. Questo va fino al 18 e sempre 1.500 punti. Tra l'altro il banco congelati era quasi vuoto. Non so se è dovuto all'offerta che avevano fatto il 3x2 che avevo detto o se è proprio che hanno dei problemi a reperire la merce surgelata. Comunque si sistemerà. Io ragazze, niente. Vi mando un bacio grosso. Ho pensato che magari durante le giornate, quando riesco, faccio delle live. Tanto i video per questo periodo, più riesco a metterveli, li metto. Io li metto magari anche al sabato, la domenica, che uno magari non sa cosa fare, guarda un attimino il video e vedo quelli che giustamente ci saranno dei video che sono ancora vecchi, però poi ci metteremo alla pari e vediamo. Io vedo i giorni che riesco, io ve lo metto sempre se riesco, così vi fa anche compagnia, che siano canzoni, che siano cosine così. Logicamente dovete ricordarvi che magari cioè quelli un po' più vecchi sono ancora vecchi e cioè si viveva una situazione che non era così pesante, dunque anche io ero molto più, giustamente adesso sono un po' più pensierosa, faccio un po' fatica a dormire questi giorni qua, però passerà, io lo so che passerà tutto, perché non esiste niente di fondo, se voi ci pensate. Tutto ha sempre una fine, tutte le cose brutte finiscono sempre. E niente, ragazzi, dunque ho pensato che magari qualche momento, quando sono lì, non so cosa fare, io mi collego, poi se c'è qualcuno bene, e se no, anche solo per scambiare due parole, che magari uno è lì, si sta a fare due chiacchiere. Adesso metto via la spesa e preparo il pranzo, perché è esattamente mezzogiorno e mezzo. E poi oggi vorrei pulirmi tutti i lampadari, dato che ci sono, sto facendo bene le pulizie. E Mati ha i suoi compiti da fare. E poi giocheremo a dei giochi in scatola. Vi mando un bacione grande, al prossimo video. Ciao ragazze!